Capitolo 41. Era passata una settimana da quando, secondo i calcoli di Fanny, Edmund si trovava in città e lei ancora non ne aveva ricevuto notizie. Dal suo silenzio si potevano trarre tre conclusioni, tra le quali ella esitava, e ciascuna di volta in volta era considerata la più probabile. Come prima ipotesi, o il suo viaggio era stato nuovamente rinviato o non aveva trovato ancora modo di incontrare Miss Crawford da sola. O invece era troppo felice per trovare il tempo di scriverle delle lettere. Una mattina, circa in quel periodo, quando Fanny era ormai lontana da Mansfield da quasi 4 settimane, punto di riferimento che ella non trascurava mai e in base al quale calcolava ogni giorno successivo, mentre lei e Susan si preparavano a ritirarsi come al solito di sopra, furono fermate dai colpi bussati alla porta da un visitatore, che esse si resero conto di non poter evitare per via della prontezza con cui Rebecca si era recata ad aprire, sbrigando così l'incombenza che la interessava sempre più di ogni altra. Si udì una voce maschile, una voce che fece impallidire Fanny mentre Mr. Crawford entrava nella stanza. Un tipo di buon senso, qual era quello di cui era dotata, sarà sempre in grado di agire se messo alla prova. Fu così che riuscì a presentarlo compostamente a sua madre, ricordandole che il nome da lei pronunciato era quello dell'amico di William. Eppure, previamente, non si sarebbe creduta capace di pronunciare una sillaba in una simile occasione. Il ricordare che in quella casa egli era conosciuto solamente come amico di William le fu di grande aiuto. Ma quando, dopo averlo presentato, tutti si rimisero a sedere, il terrore che la salì al pensiero di ciò che poteva risultare da quella visita la sopraffece al punto che le sembrò di essere lì lì per svenire. Mentre tentava di mantenersi pienamente cosciente, il visitatore, che a tutta prima l'aveva avvicinata con il solito slancio, distolse saggiamente lo sguardo per darle il tempo di ricomporsi, dedicandosi interamente alla madre, rivolgendosi a lei e presentandole attenzione con la massima cortesia. E allo stesso tempo con una amichevole cordialità, o perlomeno con un grado di interesse tale da rendere perfetti i suoi modi. Anche i modi di Mrs. Price erano al loro miglior livello, animata dalla vista di un tale amico del figlio e dominata dal desiderio di fargli una buona impressione, traboccava di gratitudine, spontanea gratitudine materna, che non poteva essere urtante. Mr. Price era fuori e di ciò si rammaricava moltissimo, e intanto Fanny si era ripresa abbastanza da pensare che lei di questo non si rammaricava per niente. A tutte le altre cause del suo disagio, infatti, si aggiungeva un penoso senso di vergogna per la casa in cui egli la trovava. Si rimproverava per questa debolezza, ma niente poteva vincerla. Si vergognava e sapeva che si sarebbe vergognata di suo padre ancora più di tutto il resto. Parlarono di William, argomento di cui Mrs. Price non si stancava mai, e Mr. Crawford fu tanto prodigo di lodi che neanche il cuore di lei avrebbe potuto desiderare di più. Pensava di non avere mai incontrato in vita sua un gentiluomo così attraente. Solo restò stupita nell'apprendere che un signore così altolocato ed attraente non era venuto a Portsmouth per far visita all'ammiraglio comandante del porto o al commissario, e nemmeno con l'intenzione di recarsi nell'isola di Wight o di visitare i cantieri. Nulla di quanto era stata solita considerare prova di importanza o naturale modo di spendere il tempo da parte dei ricchi lo aveva condotto a Portsmouth. Vi era giunto a ora tarda, la sera prima, pensava di trattenersi un giorno o due, alloggiava al Crown e per caso aveva incontrato certi ufficiali di marina suoi conoscenti, ma non era stato questo lo scopo della sua venuta. Quando ebbe finito di dare tutte queste informazioni, poté ragionevolmente supporre che Fanny fosse in grado di sostenere uno sguardo e che le si potesse rivolgere la parola, e infatti ella si era sufficientemente ricomposta da tollerare di essere guardata da lui e di sentirgli dire che aveva trascorso mezz'ora in compagnia della sorella la sera precedente, prima di lasciare Londra, che Mary le mandava i migliori, più affettuosi saluti, ma non aveva avuto il tempo di scriverle, che si era giudicato fortunato di riuscire a vederla anche per una sola mezz'ora, avendo trascorso a malapena 24 ore a Londra dopo il suo ritorno dal Norfolk, prima di ripartire, che suo cugino Edmund era in città, vi si trovava a quanto aveva capito già da alcuni giorni. Non l'aveva incontrato personalmente, ma sapeva che stava bene, che aveva lasciato tutti in buona salute a Mansfield e che il giorno prima avrebbe dovuto pranzare dai Fraser. Fanny ascoltò compostamente anche quest'ultimo particolare, anzi
Le sembrò un sollievo di essere giunta a una qualche certezza, e le parole, dunque, a quest'ora ogni cosa decisa, le passarono per la mente senza che ella desse alcun segno di emozione, all'infuori di un lieve rossore. Dopo aver parlato ancora un po' di Mansfield, argomento per cui il di lei interesse era evidente, Crawford incominciò a suggerire l'opportunità di una passeggiata mattutina. Era una bella mattinata in quella stagione, una bella mattinata poteva così spesso volgere al peggio che era più prudente per tutti non posporre la quotidiana camminata. E poiché questi suggerimenti non venivano raccolti, egli passò ben presto ad una esplicita raccomandazione a Mrs. Price e alle sue figliole affinché facessero la loro passeggiata senza pôr tempo in mezzo. E a questo bisognava rispondere. Mrs. Price, a quanto sembrava, non usciva quasi mai all'infuori della domenica. Confessò che a motivo della sua numerosa famiglia trovava raramente tempo per fare una passeggiata. Non voleva in tal caso persuadere le figlie ad approfittare di quel tempo splendido e concedere a lui il piacere di scortarle? Mrs. Price si disse molto obbligata e assolutamente consenziente. Le sue figliole vivevano assai ritirate. Portsmouth era un luogo così triste e non uscivano spesso. Ma sapeva che avevano alcune commissioni da fare in città e che sarebbero state molto contente di sbrigarle. E il risultato fu che Fanny, per strano che fosse, strano, imbarazzante e penoso, da lì a 10 minuti si trovò insieme a Susan in camminata verso High Street in compagnia di Mr. Crawford. Ben presto si aggiunse un altro motivo di pena e di confusione. Erano appena giunti in High Street quando incontrarono il padre, il cui aspetto non era certo migliore del solito per il fatto che si era di sabato. Mr. Price si fermò e, per quanto non avesse precisamente l'apparenza di un perfetto gentiluomo, Fanny fu costretta a presentarlo a Mr. Crawford. Non poteva avere dubbi sull'impressione che gliene ricevette. Certo, provava vergogna e insieme disgusto. Avrebbe ben presto rinunciato a lei. E avrebbe cessato di provare la benché minima propensione per quel matrimonio. Eppure, benché l'avesse tanto desiderato che guarisse da quell'amore, questo genere di cura non era meno penoso della malattia stessa, e pensò che in tutto il Regno Unito sarebbe stato difficile trovare una fanciulla che non preferisse rassegnarsi alla disgrazia di essere corteggiata da un uomo intelligente e piacevole, anziché vederlo allontanarsi da lei, respinto dalla volgarità dei suoi più prossimi congiunti. Molto probabilmente Mr. Crawford non considerò il possibile futuro suocero come un modello di eleganza, ma, come Fanny si accorse istantaneamente con suo grande sollievo, il padre si dimostrò nel suo comportamento con questo distintissimo forestiero un uomo assai diverso, un Mr. Price assai diverso da quello che era in famiglia. Ora i suoi modi, benché non raffinati, erano più che accettabili, erano grati, animati, virili. Le sue espressioni erano quelle di un padre affettuoso e di un uomo di buon senso. La sua voce tonante suonava benissimo all'aperto, non solo, ma non proferì una sola bestemmia. Tale fu il complimento che istintivamente gli fece alle buone maniere di Mr. Crawford. E a parte le possibili conseguenze, tutte le ansie di Fanny si placarono, almeno per il momento. Lo scambio di cortesie fra i due signori si concluse con l'offerta di Mr. Price di accompagnare Mr. Crawford a visitare il cantiere. Mr. Crawford si affrettò ad accettarla come fosse un favore, quale era in effetti nell'intenzione di chi aveva fatto la proposta. E benché avesse ripetutamente visitato il cantiere, sperando di avere così la possibilità di trattenersi più a lungo con Fanny, si dichiarò grato dell'offerta e disposto ad approfittarne se le signorine Price non temevano di stancarsi troppo, poiché in un modo o nell'altro si accertò o si inferì, o perlomeno si agì come se costoro non lo temessero affatto. Tutti si avviarono alla volta del cantiere, e se non fosse stato per Mr. Crawford, Mr. Price vi si sarebbe diretto immediatamente, senza la minima considerazione per le commissioni che le figlie dovevano fare nella High Street. Ma il giovane fece in modo che se potessero recarsi nei negozi che erano uscite espressamente per visitare. Cosa del resto che non le trattenne a lungo perché Fanny era così ansiosa, temeva a tal punto di causare impazienza o di farsi aspettare, che i due signori, fermatisi sulla porta, avevano appena incominciato a parlare dei nuovi regolamenti per i marinai e ad accertare il numero delle tre ponti in attesa di salpare quando le loro compagne ricomparvero pronte a procedere.
Si incamminarono immediatamente verso il cantiere e la passeggiata si sarebbe svolta, secondo Mr. Crawford, in uno strano modo, se Mr. Price avesse potuto fare di testa sua. Infatti, tendeva a lasciare le due fanciulle alcuni passi indietro, né si curava di accertarsi se erano in grado di seguire la loro andatura, mentre lui e il compagno camminavano davanti a passo svelto. Di quando in quando, Crawford riuscì ad introdurre alcuni miglioramenti nella situazione, benché non certo quali li desiderava. Rifiutò senz'altro di distanziare Fanny e la sorella. E ad ogni punto di attraversamento, ad ogni ingorgo di folla, mentre Mr. Price si accontentava di chiamarle: «Su, ragazze, vieni, Fanny, vieni su, badate, fate attenzione!» Lui veniva in loro aiuto. Una volta all'interno del cantiere, incominciò a contare su un qualche felice scambio di parole con Fanny, poiché ben presto furono raggiunti da un collega di Mr. Price, fannullone come lui, che era venuto a fare la sua quotidiana ispezione sul come procedessero le cose. E che evidentemente aveva ben più interessanti argomenti di conversazione. Infatti, dopo un po', i due funzionari sembrarono soddisfatissimi di procedere appaiati e di discutere argomenti di uguale e inesauribile interesse, mentre i tre giovani sedevano sulle pile del legname da costruzione, pronto, nel cantiere, o dopo averla ispezionata, trovavano da accomodarsi a bordo di una qualsiasi imbarcazione, in provvisorio disarmo. Fanny, molto opportunamente per Crawford, aveva davvero bisogno di riposare ed egli non avrebbe potuto desiderarla più stanca o più disposta a mettersi a sedere. Ma avrebbe anche voluto che la sorellina si allontanasse. Una ragazza dell'età di Susan, dallo sguardo così pronto, era il peggior terzo incomodo del mondo, così diversa da Lady Bertram, tutta occhi e orecchie. E in sua presenza non poteva certo accennare a quello che era il punto essenziale. Doveva accontentarsi di rendersi solo generalmente piacevole e lasciare che Susan si prendesse la sua parte di divertimento, concedendosi di quando in quando uno sguardo o una insinuazione che andavano a segno per la meglio informata Fanny. Parlò del Norfolk, soprattutto del Norfolk. Ci si era trattenuto per parecchio tempo e tutto laggiù era importante in vista dei suoi immediati progetti. Un uomo come lui non poteva lasciare un determinato luogo, un determinato ambiente sociale, senza portare con sé qualcosa di divertente. Tutto, la descrizione dei suoi viaggi, dei suoi conoscenti, serviva allo scopo e Susan si divertiva in un modo affatto nuovo per lei. Ad uso esclusivo di Fanny, egli riferiva qualcosa di più delle incidentali piacevolezze dei ricevimenti ai quali aveva partecipato. Per ottenerle l'approvazione, diede rilievo agli speciali motivi della sua andata nel Norfolk in quell'insolita stagione. Si era trattato di un vero impegno d'affari che riguardava il rinnovo di un contratto d'affitto dal quale dipendeva il benessere di una numerosa, e così pensava, industriosa famiglia. Aveva sospettato il suo intendente di giocare sottobanco, di avere l'intenzione di prevenirlo negativamente nei riguardi di quelle persone meritevoli, e così si era deciso ad andare lui stesso per esaminare a fondo tutti gli aspetti del caso. Era andato. E ciò era stato ancora più opportuno di quanto avesse previsto. Si era reso utile a un maggior numero di persone di quanto il suo progetto originale avesse incluso. E ora poteva congratularsi con se stesso per il risultato e sentire così che, avendo compiuto il proprio dovere, si era garantito piacevoli ricordi. Sì, aveva preso contatto con alcuni fittavoli che non aveva mai visto prima. Aveva incominciato a fare la conoscenza di casette rustiche la cui esistenza, benché sorgessero nella sua tenuta, egli aveva ignorato fino a quel momento. Questa osservazione prendeva di mira, e la prendeva bene, Fanny. Faceva piacere udirlo parlare con tanta proprietà. Da questo punto di vista aveva agito come doveva, essere amico dei poveri e degli oppressi. Niente poteva esserle più gradito. Ed era sul punto di dargli uno sguardo di approvazione quando ne fu distolta perché egli aggiunse qualcosa di troppo diretto sulla sua speranza di avere presto un aiuto, un'amica, una guida in ogni progetto di pubblica utilità, di carità, concernente Everingham. Qualcuno che rendesse Everingham e ogni cosa che la riguardava un oggetto a lui più caro di quanto fosse stato fino a quel momento. Distolse lo sguardo da lui, desiderando che non dicesse simili cose. Era pronta ad ammettere che poteva avere un maggior numero di buone qualità di quante lei ne avesse supposte.
Incominciava a intravedere la possibilità che alla fine si emendasse, ma era e sarebbe rimasto completamente inadatto a lei, non avrebbe dovuto pensare a lei. Egli si rese conto di avere detto abbastanza su Everingham e che sarebbe stato opportuno ora passare ad altro, per cui prese a parlare di Mansfield. Non avrebbe potuto scegliere meglio. Era un argomento che la indusse immediatamente a guardarlo, a prestargli attenzione. Nulla le dava tanto piacere quanto sentir parlare di Mansfield o parlarne lei stessa. Ed ora, a Fanny, divisa da tanto tempo da chiunque conoscesse quel luogo, la voce di Crawford, quando lo menzionò, giunse come una voce amica, ispirandole tenere esclamazioni di lode per le bellezze, per gli agi che l'ornavano. E poi, quando egli esternò i suoi sentiti tributi a coloro che vi abitavano, il cuore le si schiuse in un caldissimo elogio dello zio, compendio di tutto quanto vi era di intelligente e buono in un uomo, e della zia, la più mite, la più dolce di tutte le creature. Lui stesso era molto legato a Mansfield, lo disse, accarezzava la speranza di trascorrervi molto, moltissimo tempo in futuro, nella casa stessa o nelle vicinanze. Egli si basava specialmente sulla felicissima estate e il felicissimo autunno che vi aveva vissuto quell'anno. Sentiva che sarebbe stato così anche in futuro. Ci contava delle estati e degli autunni infinitamente superiori alle due stagioni appena trascorse, altrettanto animati, altrettanto vari, altrettanto socievoli, ma con circostanze indescrivibilmente più desiderabili. Mansfield, Sotherton, Thornton Lacey, continuò, che cerchia sociale sarà costituita da quelle dimore, e per San Michele forse se ne aggiungerà una quarta, un piccolo padiglione di caccia nelle vicinanze di tutte quelle grandi case così care, poiché quanto a un condominio a Thornton Lacey, come Edmund Bertram aveva proposto una volta scherzosamente, spero di poter prevedere due obiezioni, due belle, eccellenti, irresistibili obiezioni al progetto. A questo punto Fanny fu messa doppiamente a tacere, anche se quando l'opportunità di parlare fu passata, poté rimpiangere di non essersi costretta ad ammettere di aver capito metà delle sue allusioni, incoraggiandolo così a dire qualcosa di più circa Edmund e Mary. Era un argomento che doveva imparare ad affrontare liberamente, e la debolezza con cui se ne ritraeva sarebbe ben presto divenuta imperdonabile. Quando Mr. Price e il suo amico ebbero visto tutto quanto desideravano vedere, o che avevano avuto il tempo di vedere, gli altri tre erano pronti ad incamminarsi verso casa e durante la passeggiata di ritorno Mr. Crawford riuscì a trovare un minuto di intimità per dire a Fanny che l'unica cosa che l'aveva condotto a Portsmouth era il desiderio di vedere lei, che vi era venuto per un paio di giorni per lei e unicamente per lei, perché non aveva potuto sopportare più a lungo una completa separazione. Lei ne provò compassione, sincera compassione, eppure, a dispetto di questa e delle altre due o tre cose che avrebbe voluto non fossero state dette da lui, lo trovava assai migliorato da quando l'aveva visto l'ultima volta. Era molto più gentile, affettuoso, più riguardoso dei sentimenti altrui di quanto fosse mai stato a Mansfield. Non l'aveva mai trovato così piacevole, o quasi prossimo ad essere piacevole. Il suo comportamento verso il padre non aveva avuto nulla di offensivo, e vi era qualcosa di particolarmente gentile e appropriato nell'attenzione che accordava a Susan. Decisamente era migliorato. Desiderò che il giorno seguente fosse già passato. Avrebbe voluto che fosse venuto per un giorno solo, ma la cosa non le era tanto ostica quanto avrebbe creduto. Il piacere di parlare di Mansfield era così grande. Prima che si separassero, dovette essergli grata per un suo altro riguardo di non piccola entità. Suo padre lo invitò a far loro l'onore di mangiare un boccone con loro e Fanny ebbe giusto il tempo di provare un solo brivido di orrore, prima che gli dichiarasse che un precedente impegno gli impediva di accettare l'invito. Aveva già promesso di pranzare sia quel giorno che quello seguente con alcuni amici. Aveva incontrato dei conoscenti al Crown e avevano insistito a tutti i costi. Avrebbe avuto in ogni modo l'onore di far loro visita all'indomani e così, dopo i consueti convenevoli, si lasciarono. Fanny in uno stato di vero e proprio sollievo per quel terribile scampato pericolo. Il vederlo unirsi alla loro cerchia familiare per il pranzo ed essere testimone di tutte le deficienze del servizio sarebbe stato tremendo. La cucina di Rebecca
e il modo con cui Rebecca serviva in tavola, e Betsy che mangiava alla tavola delle persone grandi senza ritegno e spingendo ogni cosa di qua e di là a suo capriccio, erano cose alle quali la stessa Fanny non si era ancora assuefatta, perché l'ora dei pasti le sembrasse tollerabile. E mentre lei era raffinata solamente per naturale delicatezza d'indole, lui era stato educato a una scuola di lusso e di epicureismo. Capitolo 42. La mattina seguente i Price stavano incamminandosi per andare in chiesa quando Mr. Crawford ricomparve. Veniva non per fermarsi a far visita, ma per unirsi a loro. Fu invitato ad accompagnarli alla cappella della guarnigione e questo era esattamente quanto lui aveva avuto in mente di fare. Così tutti si avviarono insieme. Quel giorno i vari membri della famiglia si presentavano sotto il loro aspetto migliore. La natura li aveva dotati di una non trascurabile bellezza e il ritorno di ogni domenica restituiva loro la più immacolata delle epidermidi e li rivestiva dei loro abiti migliori. La domenica recava a Fanny questa consolazione, e in quella domenica la assaporò più piacevolmente che mai. La sua povera madre quel giorno non sembrava tanto indegna di essere la sorella di Lady Bertram come troppo spesso si dimostrava. Era una cosa che affliggeva la figlia nel profondo, pensare al contrasto fra loro, riflettere che, mentre nelle loro persone la natura aveva fatto così poche differenze, le condizioni di vita ne avessero prodotte un così grande numero e che sua madre, tanto bella quanto lo era Lady Bertram e di parecchi anni più giovane, avesse un aspetto tanto più consunto e appassito, così malandato, così inelegante. Ma la domenica faceva di lei una Mrs. Price più che accettabile e dall'aspetto sufficientemente lieto, che usciva di casa con una numerosa famiglia di bei figlioli e che si concedeva un po' di riposo dalle incombenze che l'ossessionavano durante tutta la settimana, agitandosi solo se vedeva i suoi ragazzi esporsi a qualche pericolo e Rebecca passava loro vicino con un fiore sul cappello. Nella cappella si dovettero dividere, ma Mr. Crawford ebbe cura di non essere separato dalle signore e quando il servizio religioso ebbe termine, continuò a rimanere con loro a far parte del gruppo di famiglia che muoveva verso i bastioni. Mrs. Price faceva la sua passeggiata settimanale sui bastioni ogni domenica di bel tempo, tutto l'anno, andandovi direttamente dopo le funzioni mattutine e restandovi fino all'ora di pranzo. Era il suo salotto. Lì incontrava i conoscenti, sentiva le notizie, parlava della inferiore qualità delle domestiche di Portsmouth e si caricava per affrontare i 6 giorni successivi. Si recarono dunque ai bastioni insieme a Mr. Crawford, felicissimo di scortare personalmente le signorine Price, e prima che si fossero trattenuti a lungo sul posto, Fanny non avrebbe saputo dir come, non avrebbe potuto credere possibile che ciò avvenisse. Egli camminava tra lei e Susan, tenendole entrambe sotto braccio, e lei non aveva saputo impedire la cosa, né ora sapeva come porvi fine. Ciò la mise in imbarazzo per un po', ma la giornata e il panorama offrivano tante bellezze da contemplare e da godere. La giornata era eccezionalmente bella. Si era ancora in marzo, ma l'aria mite era da aprile, come pure il frizzante venticello e il vivido sole, velato di quando in quando, per un istante, da una nuvola passeggera. E ogni cosa sembrava talmente splendida sotto quel cielo, con l'effetto delle ombre che si inseguivano sulle navi ancorate a Spithead e sull'isola nello sfondo, con le sfumature continuamente cangianti del mare, ora in fase di alta marea, e le onde che danzavano gioiosamente, frangendosi sonore contro i bastioni. Tutto per Fanny si fondeva in una incantevole combinazione, tanto da renderla a poco quasi incurante della circostanza in cui ne godeva. Anzi, no, se fosse stata priva del sostegno del braccio di lui, ben presto avrebbe dovuto chiederne l'aiuto perché a lei mancavano le forze per quella indolente passeggiata di 2 ore, la cui occasione si presentava come sempre dopo l'inazione di un'intera settimana. Fanny incominciava a risentire le conseguenze della privazione del regolare esercizio fisico che era solita praticare a Mansfield. Da quando era a Portsmouth, la sua salute ne aveva risentito e se non fosse stato per Mr. Crawford e per il bel tempo, ora si sarebbe sentita ben presto sfinita. La bellezza della vista e della giornata egli la sentiva con la stessa intensità di lei.
Spesso si fermavano incantati, appoggiandosi per alcuni minuti contro il parapetto per guardare e ammirare. E pur tenuto conto che lui non era Edmund, Fanny doveva ammettere che era abbastanza sensibile al fascino della natura e capace di esprimere adeguatamente la sua ammirazione. Di tanto in tanto, ella si abbandonava a tenere fantasticherie e il suo cavaliere poteva avvantaggiarsi di quei momenti per contemplare il suo viso senza che lei se ne accorgesse. E il risultato di quegli sguardi indagatori fu la conclusione che, sebbene incantevole come sempre, quel viso era meno fiorente di quanto avrebbe dovuto. Fanny diceva di stare benissimo e non le piaceva che si supponesse altrimenti. Ma, considerando l'insieme delle cose, egli era convinto che la sua attuale residenza non poteva riuscirle confortevole né salutare e si sentiva sempre più ansioso di saperla di ritorno a Mansfield, dove la felicità di lei e quella sua nel vederla felice sarebbe stata tanto maggiore. «Si trova qui già da un mese, vero?» disse. «No, non proprio un mese. Domani saranno solo 4 settimane da quando ho lasciato Mansfield». «Oh, lei calcola con grande coscienziosità e accuratezza, io direi che è un mese». «Ma non arrivai qui prima del martedì sera?» «E deve essere una visita di 2 mesi, non è vero?» «Sì, lo zio ha parlato di 2 mesi. Immagino che non sarà a meno». «E chi l'accompagnerà al ritorno? Chi la verrà a prendere?» «Non so, la zia non me ne ha ancora scritto. Forse dovrò rimanere qui più a lungo. Potrebbe non essere conveniente per me farmi mandare a prendere esattamente alla fine dei 2 mesi». Dopo un momento di riflessione, Mr. Crawford rispose: «Conosco Mansfield, ne conosco le abitudini, ne conosco le manchevolezze nei suoi riguardi. So che c'è il pericolo che lei sia dimenticata tanto da lasciar passare in secondo ordine le sue esigenze rispetto all'immaginaria convenienza di ogni singola persona della famiglia. So benissimo che lei potrebbe essere lasciata qui una settimana dopo l'altra se Sir Thomas non riuscirà a sistemare ogni cosa in modo da venire lui personalmente o da mandarla a prendere dalla cameriera di sua zia, senza alterare in niente il programma che ha certo stabilito in antecedenza per tutto il prossimo trimestre. Questo non va. 2 mesi sono ampiamente sufficienti, anzi, penserei che 6 settimane potrebbero senz'altro bastare. Sto preoccupandomi della salute di sua sorella», disse a questo punto rivolgendosi a Susan, «alla quale secondo me non si addice la vita al chiuso che conduce a Portsmouth. Ha bisogno di fare ogni giorno del moto, di aria libera. Quando la conoscerà bene come la conosco io, sono sicuro che sarà d'accordo con me su questo punto, che non dovrebbe mai essere privata dell'aria aperta e della libertà della campagna. Perciò», rivolgendosi nuovamente a Fanny, «se lei si rendesse conto che la sua salute peggiora e che ha in vista una qualche difficoltà a proposito del suo ritorno a Mansfield, senza aspettare che i 2 mesi finiscano, perché questo non ha in sé nessuna importanza, se si dovesse sentire meno in forze o meno a suo agio del solito e ne informasse mia sorella, facendogliene il sia pur minimo accenno, lei e io verremo immediatamente qui e la riaccompagneremo a Mansfield. Lei sa quanto sarebbe semplice far ciò e con quanto piacere verrebbe fatto e quali sarebbero i nostri sentimenti in tali occasioni». Fanny ringraziò con l'aria di non prendere sul serio la proposta. «Sono assolutamente serio», rispose lui, «come lei sa perfettamente, e spero che lei non avrebbe la crudeltà di nascondere una qualsiasi indisposizione o malattia. No, non deve farlo, e non sarà in suo potere di farlo, fin tanto che, scrivendo a me, dichiarerà sto bene. E so che lei è incapace di dire o di scrivere il falso. Fino ad allora soltanto lei sarà considerata in buona salute». Fanny lo ringraziò nuovamente, ma era commossa e smarrita al punto di non poter dire molto e nemmeno di sapere con certezza quel che avrebbe dovuto dire. Questo avvenne verso la fine della loro passeggiata. Egli le scortò fino all'ultimo momento, lasciandole solamente davanti alla porta di casa, quando seppe che stavano per andare a pranzo, e perciò finse di essere atteso altrove. «Vorrei che lei non fosse così stanca», disse a Fanny, trattenendola ancora dopo che tutti gli altri furono entrati. «Vorrei lasciarle migliori condizioni di salute. Posso fare qualcosa per lei in città? Ho una mezza intenzione di tornare presto nel Norfolk. Non sono soddisfatto di Madison. Sono sicuro che spera ancora di ingannarmi e di sistemare un suo cugino in un certo mulino che io ho destinato a qualcun altro. Devo parlargli chiaramente. Devo fargli sapere e capire che non intendo essere raggirato nella zona sud di Everingham né in quella nord e che voglio essere padrone sulle mie terre. Non sono stato abbastanza esplicito con lui prima di partire.
Il danno che un simile uomo fa in una tenuta, compromettendo tanto la buona fama del datore di lavoro quanto il benessere dei dipendenti, è inimmaginabile. Ho quasi l'intenzione di tornare immediatamente nel Norfolk e di mettere senza indugio le cose in modo tale che in seguito non sia possibile scantonare. Madison è un uomo intelligente, non desidero togliergli il posto, purché non tenti di togliermi il mio. Ma sarebbe da stolto lasciarmi raggirare da un uomo che non ha nessun credito per farlo. È più che da stolto permettergli di darmi come fittavolo un individuo spietato, rapace, al posto di un uomo onesto, al quale ho già fatto una mezza promessa. Non sarebbe peggio che da stolto? Devo andare? Cosa mi consiglia? Io? Consigliarla? Oh, lei sa benissimo quello che è giusto fare. Sì, quando lei mi dà la sua opinione, io so sempre quel che è giusto. Il suo giudizio è la mia misura del giusto. Oh no, non dica così. Tutti abbiamo in noi stessi, purché acconsentiamo ad ascoltarla, una guida migliore di quanto un'altra persona possa essere. Addio, le auguro un piacevole viaggio per domani. Non posso fare nulla per lei in città. No, nulla, le sono molto obbligata. Nessuna ambasciata per nessuno. Oh, porga i miei affettuosi saluti a sua sorella, per favore, e quando vedrà mio cugino Edmund. Vorrei che lei fosse tanto gentile da dirgli che penso di dover presto ricevere sue notizie direttamente. Senz'altro, e se lui sarà pigro o negligente, io stesso scriverò a nome suo. Non poté aggiungere altro perché Fanny non volle essere trattenuta più a lungo. Egli le strinse la mano, la fissò e se ne andò. Se ne andò per far passare le prossime 3 ore, quanto meglio possibile, in compagnia dei suoi altri conoscenti, fino al momento in cui avrebbero potuto gustare il pranzo servito da una celebre locanda. Quanto a Fanny, sedette immediatamente alla sua più semplice mensa. Il vitto abituale di casa Price aveva un carattere del tutto differente, e se egli avesse potuto supporre quante privazioni, oltre a quella delle passeggiate quotidiane, ella sopportava in casa del padre, si sarebbe meravigliato che il suo aspetto non fosse più segnato di quanto aveva notato. Fanny era assolutamente incapace di abituarsi ai budini di Rebecca e agli spezzatini di Rebecca, serviti come tutto il resto in piatti lavati a metà e col contorno di coltelli e di forchette lavate meno che a metà. Lo era a tal punto che molto spesso era costretta a differire l'ora del pasto principale fino a sera, quando poteva mandare i fratelli a comprarle biscotti e focacce. Dopo essere stata allevata a Mansfield, era ormai troppo tardi perché potesse indursi nel clima domestico di Portsmouth. Certo, se avesse saputo ogni cosa, Sir Thomas avrebbe pensato che la nipote era sulla via più promettente per lasciarsi indurre dal digiuno materiale e spirituale, ad apprezzare nel suo giusto valore la buona compagnia e la buona posizione finanziaria di Mr. Crawford. Tuttavia, si sarebbe probabilmente astenuto dallo spingere oltre il suo esperimento, per tema di vederla morire proprio a causa della cura impostale. Per tutto il resto della giornata, Fanny si sentì depressa. Pur essendo abbastanza sicura di non veder ricomparire Mr. Crawford, non poteva non sentirsi giù di corda. Era come essersi separata da un amico e, benché da un lato fosse contenta della sua partenza, si sentiva abbandonata da tutti. Era una specie di rinnovata separazione da Mansfield e non poteva pensare al ritorno di lui in città, ai suoi frequenti incontri con Mary e Edmund, senza provare un senso quasi di invidia e senza detestarsi per avere simili pensieri. La sua depressione non fu per nulla alleviata da quanto si svolgeva intorno a lei. Un paio di amici del padre, come sempre avveniva quando non andava lui a trovarli, trascorsero con loro la lunga, interminabile serata e dalle 6 alle 9:30 fu un continuo vociare e bere grog. Fanny era più depressa che mai. Lo straordinario miglioramento che ancora immaginava in Mr. Crawford era fra i pensieri che fluivano in lei. L'unico che le desse un sia pur vago conforto. Anche senza prendere in considerazione la differenza dell'ambiente in cui lo aveva visto ultimamente, né quanto potesse essere dovuto al contrasto, era assolutamente persuasa che egli era diventato sorprendentemente più gentile e più riguardoso verso gli altri di quanto fosse prima. E se così era nelle piccole cose, non poteva esserlo anche nelle grandi. Se era così ansioso per la sua salute e per il suo benessere, così sensibile come diceva di essere e come realmente sembrava, non si poteva ragionevolmente supporre che non avrebbe insistito in un corteggiamento che tanto la turbava.